amici, buona Epifania. In questi giorni di Natale, in poche settimane, abbiamo una specie di overdose di celebrazioni. Abbiamo celebrato il giorno di Natale la scorsa settimana, poi San Capodanno Martire, come scherzavamo, e oggi, ormai alla fine di questo percorso, abbiamo l'Epifania. Natale, in effetti, il tempo di Natale è il tempo più breve dell'anno, solo 15 piccoli giorni, che però racchiudono una potenzialità e una forza straordinaria all'interno del nostro percorso di fede. E l'Epifania che ogni festa porta via, in effetti domenica prossima celebreremo il battesimo di Cristo, che segna la chiusura di questo breve tempo di Natale, eppure abbiamo ancora qualcosa da dire, da dirci, perché questo Dio che viene, questo Dio che è accolto da persone come Maria, come Giuseppe, come i pastori, ricordate, è accolto anche alla fine di questo percorso dai magi, cercatori di Dio. I teologi ci dicono che Matteo, che stranamente è lui che riporta questo episodio, sta dicendo alla folla, alle persone, a Israele, che sono poi i destinatari del suo Vangelo, cioè gli ebrei, lui che è ebreo: guardate un po', ci siamo fatti passare avanti dagli stranieri. È proprio Matteo che sta dicendo al popolo di Israele: questo Dio che noi abbiamo conosciuto, che siamo stati chiamati ad annunciare agli altri, che non sempre abbiamo fatto. Ricordiamoci che Israele è stato scelto non perché è il miglior popolo, ma il popolo in grado di raccontare le meraviglie di Dio. Ma molto spesso questa missione, come a dire il vero succede anche oggi per la Chiesa, non è stata vissuta fino in fondo. E così Israele ha corso un po' il rischio, sempre presente anche nella Chiesa, di chiudersi, di fortificarsi, non di passare il tempo a raccontare il Dio agli altri popoli. E così Dio alla fine si è stufato e dice: vabbè, visto che non ce la fate voi, sono io che vado incontro agli altri popoli ad annunciare, a raccontare il mio vero volto. Ed è quello che succede nella festa dell'Epifania. L'Epifania segnala la manifestazione del vero volto di Dio, del Dio di Gesù, a tutti gli uomini, rappresentati da questi misteriosi personaggi. E qui, come richiamava splendidamente il nostro buon vecchio Papa bavarese, qualche giorno prima di Natale, ricordiamoci che Natale non è una favola, anche se troviamo, come dire, a volte una sottolineatura teologica nei racconti storici, però veramente Gesù è nato a Betlemme, veramente è nato da questi due genitori, Maria e Giuseppe, veramente dei pastori sono stati chiamati, e veramente, questa è un po' la pagina che un po' scricchiola di più all'occhio disincantato di tutti noi che ormai siamo diventati assolutamente figli della scienza rispetto alla lettura dei Vangeli, però, come dire, la storia, l'archeologia, la ricerca storica di Gesù, l'ultima, ci aiutano a ridare una specie di volto, di definizione che va al di là della favola. Pensate un po' ai magi, i turbanti che arrivano sui cammelli, tutti noi ce l'abbiamo nel presepe. In realtà, scrostando un pochettino questo racconto, troviamo degli elementi estremamente interessanti. I magi, anzitutto, che non erano né tre né re, come dice il proverbio, ma erano probabilmente degli appassionati, degli scienziati, dei curiosi, che scrutando le stelle colgono qualcosa di straordinario. Cioè, allora si pensava che a certi eventi cosmici corrispondessero degli eventi sulla Terra. Quindi i magi sono sicuramente degli studiosi, colti, facoltosi, possono permettersi il lusso di star via per intere settimane dal loro paese, probabilmente l'Arabia, per verificare la loro intuizione. Probabilmente hanno scommesso una birretta su questa cosa e si mettono in viaggio. Hanno scommesso che un evento astrale, purtroppo non è la stella cometa perché è passata troppo presto, troppo tardi, ci dicono gli astronomi, ma un altro evento celeste, sono andati a verificare e arrivano da Erode. Erode, che è quello famoso che ha fatto ammazzare la moglie e i figli perché pensava che gli volessero usurpare il trono, figuriamoci com'è contento Erode di sapere che è nato un nuovo re. Erode è la tipica persona che vede Dio come un concorrente. E qui guardiamo piuttosto la reazione dei magi. Sono un po' turbati, sono partiti per verificare una loro teoria scientifica, d'improvviso si trovano coinvolti in una storia più grande di quello che loro immaginavano. Anche i sommi sacerdoti vengono coinvolti, gli scribi, che sanno perfettamente dove deve nascere il Messia, lo dice il profeta Michea, e poi non ci voleva molto. Betlemme, perché Betlemme era la terra d'origine di Jesse, il papà di Davide, il re Davide.
E questo è sconcertante perché i sommi sacerdoti sanno dove deve nascere il Messia, ci sono questi personaggi che dicono che è nato e boia se escono dal loro tempio per fare i 6 chilometri e andare a verificare sul posto. I sommi sacerdoti rappresentano questa visione di una fede anchilosata, di una fede che non sa più interrogarsi, di una fede che resta lì a guardare senza veramente incontrare Dio senza mai incontrare nessuno. I magi invece, i magi sono l'emblema, l'immagine di chi è curioso, di chi cerca, seguono una loro intuizione scientifica, vengono interrogati dagli eventi e a un certo punto si chiedono: ma allora chi è che stiamo veramente cercando? E alla fine, al vedere la stella, provare una grandissima gioia, ci dice il grande Matteo, come a dire che vedere i segni, chissà qual è la stella del nostro cammino che ci ha indicato Cristo, arrivano fino alla grotta di Betlemme. E lì, e qui bisogna dire che onestamente è stato Matteo a calcare un po' la mano. Sapete come i pescatori che dicono sempre che il loro pesce è più grande di tutti? I doni che portano i magi probabilmente sono un po' appunto una sovrapposizione teologica a un fatto storico, cioè i magi che simboleggiano il mondo che riconosce questo bambino, gli offrono l'oro per indicare il re, l'incenso per indicare la divinità e la mirra, uno strano regalo visto che era un unguento, un olio essenziale usato anche per imbalsamare e per conservare i cadaveri. Non è un bel regalo da fare a un bambino. E i padri della Chiesa dicono, riconoscono in questo bambino anche il crocifisso, il segno di contraddizione, come abbiamo avuto modo di dire nelle settimane scorse. Ecco, lo stupore è compiuto, vedono questo bambino e riconoscono Dio. Sono partiti per cercare la verità e alla fine del loro percorso incontrano Dio. È bellissimo questo. In questo mondo in cui io credo un po' falsamente, ve lo dico con un po' di rammarico come uomo, come credente, in cui falsamente vengono contrapposte, no? La scienza e la fede. Mamma mia, sembra di essere tornati ai tempi di Galileo, ma questa volta sono ribaltate le posizioni. In realtà il nostro Papa continua a dire che la scienza e la fede sono amiche, che l'intelligenza e la fede sono amiche. Purtroppo bisogna riconoscerlo, abbiamo un po' una deriva anche all'interno della Chiesa Cattolica, per cui certi prendono le scorciatoie e vanno diritti verso le apparizioni, invece di avere il coraggio di affrontare la fatica della fede. La fede è discernimento, la fede non è razionale ma è ragionevole. Ecco, i magi, e concludiamo bene questo nostro percorso di Natale, sono il modello, l'esempio di tutti gli uomini, gli artisti, gli scienziati, i manager, i curiosi, che non accettano di essere rassegnati e passivi, ma si mettono alla ricerca, scommettono alla ricerca della verità e alla fine di questo percorso trovano Dio. Ed è l'augurio che io vi faccio alla fine di questo tempo di Natale, che possiamo ancora e ancora essere curiosi, che possiamo ancora e ancora trovare Dio sul nostro percorso. Padri, madri, figli che sono